Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Finalmente oggi inizia la sfida alla Lega Pokémon e affronterò i Super 4. Beh, non tutti oggi, ma due oggi, due domani e poi il terzo ed ultimo episodio della sfida alla Lega sarà dedicato alla campionessa. Sappiamo tutti quanti che è la campionessa, è impossibile dimenticarsi. Lei con il suo Pokémon asfaltatrice di sederi, chiamato Garchomp. Dunque, sono carichissimo per quanto riguarda pozioni, super pozioni e quant'altro, quindi non mi serve nulla. I Pokémon sono questi. Do qualche caramella rara a Drifblim. Oddio, può imparare esplosione, ma no. Ma sì, dai, rileviamo accumulo, facciamogli imparare esplosione. Tanto per. Anche se è autodistruzione quella che fa abbassare di mezzo punto la difesa dell'avversario quando la mossa viene utilizzata. O almeno così accadeva precedentemente. Però prima di poter affrontare la Lega c'è un problemino. Si è materializzato all'istante. Barry, aspetta, non andare senza di me. Hai intenzione di sfidare la Lega Pokémon, vero? Anch'io sono qui per questo motivo. Vediamo con una lotta chi di noi due è più all'altezza di questa sfida. Per l'ultima volta, Barry. Oggi, botte da Orbi. Manderà Staraptor sicuramente, infatti. Chi altri voleva mandare se non l'uccellaccio del malaugurio? Ne mandiamo ovviamente Mint. Una prepotenza di Staraptor, cominciamo male. Un po' da lotta la taglierò, se no spreco l'episodio solo per Barry e non c'ho voglia. Staraptor che mette giorno di sole? Rapida Shank sta andando piuttosto velocemente. Sì, l'ha fatto per potenziare ruota fuoco e insomma, se avesse avuto lanciafiamme sarebbe stato meglio. Rapida Shank non è di certo conosciuto per essere un Pokémon fisico, se vogliamo, quindi un fuoco bomba, un lanciafiamme. Dai, andava meglio, però oh, la CPU nei rematch è cattivissima. Oltre ad avere dei team strapompati e straperfetti per il competitivo. Competitivo che si adatta a Diamante e Perla, ed è un bellissimo competitivo. È uno dei miei preferiti, anche se Oro, Argento e Cristallo, tutta un'altra questione. Però, Snorlax, certo, perché canonicamente no. Però sì, Snorlax ce l'ha Barry. Anche se in realtà quello del gioco è canonico per motivi diversi, però va bene. Io sono uno che la canonicità dovrebbe stare da un'altra parte, secondo me, in Pokémon, però questo è un videogioco, che ci vuoi fare? Va bene pure, eh. Praticamente lo stiamo asfaltando con Zuffa e con Infernape, quindi la Lega più o meno in Pokémon Diamante e Perla, la prima volta che l'ho giocati, la Lega era Staraptor e Infernape, i più forti. Che dici, Barry? Credo fermamente in lui, perciò non ho motivo di agitarmi. Ma dovrebbe essere Torterra quello in cui credi veramente, visto che è il tuo Pokémon iniziale. Acrobazia, sì, non è da stab, però non ha l'oggetto tenuto, quindi one hit KO. È andata! E poi è anche lotta oltre che coleottero, quindi è 4 volte il danno. Beh, allora? È sconfitto Barry, certo. Ma che succede? Devo allenare i miei Pokémon ancora di più? Se non balbetti, sì. Quando non balbetti, fallo. Immagino di non essere pronto per la Lega Pokémon se perdo contro di te. Accidenti, ma stai in guardia. Diventerò più forte e vincerò una sfida di un'altra della Lega Pokémon. Vedrai, diventerò il campione e sarai più forte di tutti gli allenatori. Link, non farti battere da nessuno prima di perdere contro di me. Ah no, poi, aspetta, ora che ci penso. Ah, io mi sono spoilerato una minuscola parte di post-game quando arriviamo all'area sfida e c'è il rematch con Barry. Quindi c'è un'altra sfida con Barry, effettivamente. Allora, io ora entro così. Fammi controllare se hai tutte le carte in regola per sfidare la Lega Pokémon. Dunque, vediamo un po' le medaglie che hai ottenuto nella regione di Sinnoh. La medaglia Carbone di Mineropoli. La medaglia Bosco di Evopoli. La medaglia Ciottolo di Rupepoli. La medaglia Acquitrino di Pratopoli.
la medaglia Vestigia di Poripoli, la medaglia Cava di Canalipoli, la medaglia Ghiaccio di Nevepoli e infine la medaglia Faro di Arenipoli. Grandioso! Allenatore, hai davvero ottenuto tutte le medaglie di Sinnoh. Continua a farti valere come fatto finora e conquista la gloria. Beh, il check c'è in ogni gioco delle medaglie, però qui è un po' superfluo, diciamo, Perché devi per forza avere tutte quante le medaglie per usare Cascata. E arrivare quindi alla Lega Pokémon. O meglio, per tutte le MT. E le MM, certo. Il primo è Aaron, che usa Pokémon Coleottero lui, se non sbaglio. Beh, direi di mettere Anasia davanti. Ciao. Ti do il benvenuto alla Lega Pokémon. Io sono Aaron, dei Super 4. Felice di vederti. Ricordiamo che Aaron è anche un Pokémon. No, giusto per essere precisi. Devi sapere che io sono appassionato di Pokémon Coleottero. I Pokémon Coleottero sono eccezionali e di bello aspetto allo stesso tempo. Vuoi sapere perché accetto le sfide degli allenatori che si presentano qui? È perché voglio diventare perfetto, proprio come i miei Pokémon Coleottero. Ok, sfidiamoci! Personalmente mi piacciono i Pokémon Coleottero, anche se gli insetti nella vita vera no, proprio non mi piacciono per niente. Mi dispiace per tutti quanti gli amanti degli insetti, ma mi fanno davvero schifo. Però i Pokémon Coleottero in Pokémon sono davvero interessanti e intriganti, si evolvono presto e alcuni sono anche usati nel competitivo. Butterfree. In quarta gen Butterfree andava davvero alla grande. Poi ovviamente il metagame cambia e difficilmente si usano Pokémon Coleottero. Vikavolt si è usato leggermente in Spada e Scudo, proprio all'inizio. E è forte Vikavolt. L'ho anche usato nel mio Let's Play di Pokémon Sole ed era bellissimo da usare. Tra l'altro si evolve tardi, quindi ti fa capire insomma che non è un Pokémon tanto debole, pur essendo Coleottero. Mi piace usare, forse è il mio secondo Coleottero preferito. Il primo è Butterfree ovviamente. L'ho anche usato in un Let's Play di Rosso Fuoco, in uno dei vari Let's Play di Rosso Fuoco. Ok, qui brutto colpo contro Heracross, ma non era necessario. Tanto Acrobazia l'avrebbe fatto fuori. Banda Beautifly. Beautifly è anche un bel Pokémon Coleottero. Diciamo che Dustox e Beautifly mi piacciono. Però riuscire a beccare la natura giusta. Non la natura, ma il Barnpole giusto per farlo evolvere uno in Cascoon e uno in Silcoon. Dipende dall'umore del Barnpole. RNG, insomma, più che dall'umore vero e proprio. Allora, Vespiquen. Piccola chicca, non ha comando cura, mi pare, nonostante sia una delle sue mosse peculiari. Oh cavolo, perché ho fatto zuffa? Ma io che problemi mentali ho per fare zuffa su Vespiquen? Perché ho questi problemi? Va bene, finché non fa comando urto va bene. Comando cura so che non ce l'ha per certo perché è stata tolta come mossa. Io perché ho dei problemi seri quando combatto contro i Pokémon? Vedi, bastava fare rotafuoco dall'inizio, brutto colpo. Sì, forse qui ci serviva in effetti. Non so perché ho fatto zuffa. Potevo dire che mi era scivolato il dito, ma non sarebbe vero. Allora, a te che ti faccio, Tato? Tu non sei Coleottero neanche per sbaglio. Infatti è veleno buio. Veleno buio. Ti prendi uno per da zuffa. Stavolta... Mamma mia, è veloce! Oh, cavoli. Buio, quindi spettro... No. Oh, cavoli. È dura.
Non è ancora finita. La tua prima vittoria della Lega Pokémon non può essere così semplice. Sacrificare un Pokémon. Sacrificare un Pokémon, no. Non lo voglio fare. Se questa fosse stata una Nuzlocke l'avrei persa tempo fa. Perché vuoi o non vuoi, gli avversari sono tosti comunque. Fanno degli attacchi che non ti aspetti. Palla ombra. Notte sferza, oh mio Dio. Oh, come l'ha retto. Come ha fatto a reggerlo. Da stab, da stab. Ha retto una mossa stab. Chi altro potrei mandare? Veleno buio, non ho un cavolo. Ah, terremoto di Nugu avrei. Ah, ok, fammi un po' un attimo vedere una cosa. Ora lui si cura, quindi io... No, attacco, perché devo curarmi? Tanto mando Nugu dopo. Attacco. Farà ancora notte sferza? Dopo questa? Potrebbe fare anche un attacco veleno. Veleno croce, che sarebbe peculiare. Mi esplodo. Esplodo. Notte sferza, sì. Ovvio. Pensavo facesse più... Ah, sì, notte sferza effettivamente ha un rapporto crit più alto rispetto alle altre mosse. Sì, buio, veleno, terremoto e ciao. Se mi fa un attacco veleno fa male. Perché comunque sia erba contro veleno è... Veleno contro erba è super efficace. Anche coleottero. Buono però come la prende. Buono come la prende. È andata. Dovrebbe essere andata, eh. Ah, livello 57. Non ci ho fatto caso. Ah, io pensavo tipo 50. Ma 57 invece. Non è un po' altino 57? Però intanto la prima è andata. Riconosco la mia sconfitta, ma penso di essere riuscito a farti capire la grandezza dei Pokémon Coleottero. Inoltre, spero che tu ti sia fatto un'idea di cosa ti aspetta da Lega Pokémon e di quanto possano essere complesse le lotte. Perché non l'abbiamo capito prima. Ho perso con i Pokémon Coleottero più belli e più forti. Vuol dire che non sono abbastanza bravo. E va bene, tornerò ad allenarmi. Spero che farai il tifo per me. Niente da fare, passa pure alla prossima stanza. Ci sono altri 3 allenatori che ti aspettano. Sono tutti più forti di me. Il pad è scappato. Forza, passa alla prossima stanza. Diventerò un allenatore di prima classe. Non sarò da meno di miei splendidi e fortissimi Pokémon Coleottero. Bello questo ologramma qui. Bene, saliamo allora. Wow ragazzi, che bella la sfida della Lega Pokémon. E qui abbiamo Terry, vero? Terry usa Pokémon di tipo Terra. Connubio. Bene, bene. Sei un allenatore adorabile e tosto allo stesso tempo. Come ridono le donne giapponesi anziane. Io sono Terry e ho una predilezione per i Pokémon di tipo Terra. Perché non mi mostri cosa hai imparato? La nonnina Pokémon. Lei e Agatha andavano a fare Baldoria con Hawk la sera. Lei portava Rowan, Agatha si portava Hawk, ma quello è un altro discorso. Erano giovani. Ovviamente sto scherzando, me lo sono inventato. Però Hawk ha vinto la Lega Pokémon, comunque. Questo è vero. Ah, cavoli però, Quagsire. Il Quaggo è forte, eh. Acqua Terra è un'ottima... Oh, cacchio. Mamma mia, che dolore. È un'ottima alternativa a Swampert, se non avete Swampert o se non lo volete proprio prendere perché vi dà fastidio proprio lui. Allora, pensavo di essere più veloci di tutti quanti Pokémon Terra, perché i Pokémon Terra sono famosi per essere lenti o comunque non veloci come un Pokémon Acqua. Sembra quasi sopra, cioè, sembra quasi che ci sia lo statico della televisione, però marrone. Perfetto. Ora, chiunque lei voglia mandare prende danno, ma Quagsire Terra-Acqua prende un 4 per da Giga Absorbimento. Così mi riprendo anche tutta quanta la salute. Yeah.
In effetti sì, mandare Torterra sarebbe stata la scelta migliore rispetto a Empoleon, ma non so giocare a Pokémon io effettivamente. Si vede, no? 20 anni buttati proprio. Manderà Whiskash, un altro Pokémon erba e un altro Pokémon acqua terra? Brava! Dice, ma andiamo prima avanti quelli e ti odio, che bacca è? Dimmi il nome della bacca, maledetta signora. Baccarindo, esatto, sì. Bello, bello sto gelo raggio, mi è piaciuto. Mando Anasia, dai. Maledetta Baccarindo, se non ce l'avessi avuta. Zuffa, 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 zuffa. Lotta tra donne. Questa c'è femmina anche. Pesce gatto, comunque. Pesce gatto. Si mangia. Pulito bene, Non l'ho visto. L'ho visto fare da un ragazzo su YouTube. Un ragazzo cinese. Giapponese. Golem. No. Si chiama Kaneko. È un canale dove cucina pesce tutti i giorni praticamente. Davvero dei bei video. Contro Golem comunque sia. Tra l'altro Golem bellissimo Pokémon vigore. Ora mi asfalta col terremoto. O si fa esplodere perché Golem quello fanno. Terremoto, ottima scelta. Cavoli però. È solo due per. Perché mi sciotta? Perché è oltre il livello 50. Ok, ma no, mando Mint. Lei ora fa ricarica totale. Vado con doppio calcio. Doppio calcio dovrebbe bypassare vigore, da quello che ho letto. Ieri stavo leggendo un po' di tecniche che fanno doppio danno. E i doppi danni, i danni che multipli, dovrebbero bypassare vigore e resistenza. Ok. Gelo pugni dovrebbe fare 4 per invece che 2 per come doppio calcio. Si vede la differenza. Aumenta di molto la velocità con lucidatura. Non mi fa fuori con una peso bomba. Brutto colpo. Quindi brutto colpo mi ha fatto un 110, quindi dovrei reggerlo un colpo normale. Ah. Peso bomba, per forza mi deve fare. Pietra taglio ce l'ha, madonna santa, mamma mia ragazzo, ma quanto mi odi. Revitalizzante max ne ho 2. Ok. Sì. Dovevo revitalizzare Anasia prima. Cavoli, potrei perdere, sapete? È tosta la lega. Davvero. Però c'ho pugno rapido. Questo mi ha salvato. Dunque, ho un'altra zuffa e poi ho pugno rapido. Dovuto è roccia, non è terra. Chissà perché. Non c'era altro? Allora, adesso lei ha solo Hippodon. Mi ricordo che ha Hippodon. Quindi cambiamo. Potrebbe anche sciottarmi con un terremoto, ma attacco per primo perché sono più forte, più veloce.
Dovrebbe avere sabbia fiume questo Hippowdon. Sabbia fiume, perfetto. Quindi non ha sand paddle. Non mi ricordo. Rema sabbia mi pare che si chiami. Per essere più veloce sotto terra in pesta. Non vado con acqua, né acqua getto né idropompa. Che idropompa ieri tre volte mi ha missato di fila. Quindi vorrei evitare di perderci subito. Non credere di aver vinto. Ti consiglio di non abbassare la guardia. Signora, mi dispiace per lei, ma ho vinto. Con Axe. Ho axato, ma ho vinto. E anche non avessi axato, avrei mandato in campo Anasia, avrei fatto Revitalizzante Max su Acti, e avrei rimandato in campo Acti e avrei vinto comunque. Quindi era comunque vinta. Beh, devo dire che mi hai colpito. I tuoi Pokémon hanno creduto in te e ti hanno fatto vincere. Perciò, anche se ho perso, non riesco a non sorridere. Sei proprio in gamba. Mi piace come tu e i tuoi Pokémon collaborate per ottenere la vittoria. È questo che vi rende forti. Per voi nessun traguardo è irraggiungibile. Che vi devo dire? L'episodio termina qui oggi. Ah! Allenatore che ti aspetta nella prossima stanza è un avversario formidabile. Contro di lui devi tirare fuori tutta la tua determinazione. Comunque stai tranquillo. Per voi nessun traguardo è irraggiungibile. Beh, allora l'episodio termina qui, amici miei. Nel prossimo affronteremo il terzo e il quarto Super 4. E poi c'è lei. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate anche i social che vedete passare ora a schermo. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E come sempre ci vediamo al prossimo video. Bye bye.